Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Dolore per Eros Ramazzotti. Un dolore riguardante il cancro, le cure e l'operazione. A soffrirne l'ex moglie, Marika Pellegrinelli, che ieri ha fatto un'inattesa rivelazione. L'ex moglie di Eros Ramazzotti, infatti, da sempre molto attiva sui social, ha condiviso con i suoi followers un difficile periodo vissuto lo scorso anno. Ha confidato di aver affrontato un momento complicatissimo. L'ex di Ramazzotti ha spiegato di aver dovuto lottare contro un tumore all'ovaio destro, per il quale è stata poi operata. Un anno fa mi operavo. Ho avuto l'enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. È stata l'estate più bella della mia vita. Ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po' per riservatezza, un po' per paura, un po' per scaramanzia, un po' perché solo a distanza riesco ad avere un'immagine chiara di quel momento. Quel che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri. Ha evidenziato Marika Pellegrinelli, che per la prima volta ha parlato della sua malattia. Oggi sono stata finalmente su un set fotografico ed ho sentito il mio corpo rispondere. Già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante. In basso al post sono stati centinaia i commenti da parte dei suoi followers che le hanno mostrato tutto il loro affetto, ma anche da personaggi famosi, come Melissa Sara, Juliana Moreira, Loa Berrios e il suo attuale fidanzato William Kwamjoko. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.